spaventate, non è mia intenzione spaventarvi con questa faccia bellissima, le mie occhiaie super profonde che sembrano borse super firmate, invece non lo sono. Oggi sono qui per registrarmi un video molto veloce, nel senso che sono di corsa, però mi andava di registrare qualcosa per voi e dato che non avrò tanto tempo durante questi giorni, magari lo registro, lo programmo e ve lo faccio uscire durante, ecco, queste feste natalizie. Andrò a fare un make-up super semplice per tutti i giorni e in questo caso non utilizzerò i pennelli, cosa che io non uso fare, però mi capita soprattutto quando li lavo. Adesso li ho messi sul termosifone, magari vi faccio una clip dove ve li mostro. Eccoli qua, tutti i pennelloni, tutti belli lavati, pronti per essere riutilizzati di nuovo. Dicevo, andrò a truccarmi solo con le dita e al massimo userò, eccola, una nuova mesina che ho comprato e vi mostrerò qui di seguito. Io vi lascio al video e ci vediamo alla fine. Ciao! Allora, come prima cosa vado a legarmi i capelli perché non mi so truccare a capelli sciolti o comunque a capelli senza un cerchietto, senza niente, ma dato che il cerchietto adesso non lo trovo, non me lo trovo sotto mano, quindi va a legare i capellonzoli. Ovviamente, senza nemmeno stare qui a sottolinearlo oppure a dirlo, ditelo voi, ditelo voi, ditelo voi. Sì, correttore. Cos'è questo? Vorrei parlarvi di nuove idee per dei video. Vorrei girarvi un cosa le youtuber non vi dicono, oppure dietro la postazione make-up, un qualcosa del genere. Non so, ci pensavo ieri sera e non so, vorrei girarvi questo tipo di video. Vi dico la sincera verità, non sono andata né a controllare se ovviamente è già stato fatto. Penso di sì, cioè, non è che ho scoperto l'acqua calda, però magari ve lo dirò anch'io, non lo so. Vi ho detto, non so dell'esistenza di questo video. Perché? Perché semplicemente davanti alla telecamera appariamo tutte quante perfette, precise, tutte con lo sfondo bello, ovviamente con la nostra angolazione. Nel mio caso no, perché ho la luce registro, ecco, sempre di giorno quando c'è una luce decente, tipo oggi, che è nuvoloso, però comunque la luce non viene, non va e viene quando gli pare. Cosa volevo dirvi altro? Ah, ecco, vorrei raccontarvi un'esperienza che mi è successa qualche giorno fa. Non so per chi di voi è nuovo, chi di voi è un po' più veterano. Ecco, allora vi dicevo che volevo andare ad usare. Ho comprato la spugnetta, la Beauty Blender della Real Techniques. Ed è una cosa fantastica, cioè le ho appena lavate tutte e due, come vedete, infatti sono grandi. Questa è la Beauty Blender e questa è la morbidezza. Sicuramente non potrete, ovvio, capire bene la morbidezza, ma è davvero davvero morbida e come vedete è abbastanza rovinata. Questa è nuova, appena comprata, ma se provaste questa è una cosa sublime. L'ho trovata in offerta da Superdrug. Chi di voi è in Inghilterra, magari potrebbe, è interessato, potrebbe essere utile. Ed era a 4,95, una cosa del genere. Queste spugnette di solito costano abbastanza, cioè la Beauty Blender in Italia costa 16,90, perlomeno quando l'ho comprata io costava 16,90, adesso non so a che prezzo è arrivata, eccetera eccetera eccetera, ma comunque è abbastanza se si pensa per una spugnetta, però dato che la usi tutti i giorni e io ogni 6 mesi devo cambiarla per forza, 6 mesi massimo, perché poi non lo so, la distruggo. Poi, dato che non uso pennelli, che non posso, non è che non voglio, non posso, vado ad utilizzare questo fondotinta che è il Fit Me di Maybelline nella tonalità 115, con il quale mi sto trovando molto bene, perché poi soprattutto non ho bisogno di fissarlo con ciprie e robe varie, soprattutto perché vi rende la pelle davvero davvero tanto secca, cioè mattifica la pelle, opacizza la pelle tantissimo. E quindi se andate a mettere sopra potete opacizzarla ancora di più, però comunque boh, non so, non ne vedo veramente il bisogno. Quindi, dato per questa occasione speciale che non sto utilizzando pennelli e nulla, magari che bello.
Quindi dicevo, vi volevo raccontare un'esperienza, un fatto che mi è successo qualche giorno fa. Dato che vivo in Inghilterra adesso da un po' di tempo, mi trovo sempre, ecco, quando vado a fare la spesa, qui si usa tanto fare magari delivery a casa, cioè della spesa, tu fai la spesa, ti porti le tue borse oppure ti danno loro delle borse e te la spedisci, ti scegli un orario, una fascia oraria tra quelle indicate e te la spediscono a casa. Poi quando sei a casa gli fai vedere lo scontrino, bla bla bla, firmi, eccetera, eccetera. Molto spesso non devi nemmeno firmare niente, cioè è molto semplice come cosa pratica, soprattutto per chi come me, ecco io abito in un villaggetto piccolino, però mi ritrovo a non avere una macchina, non mi ritrovo, cioè sono molto collegata molto bene con gli autobus, però comunque non è che sono proprio pratica come lo ero in Italia a casa mia. Ok, ho fatto la spesa tipo 3 giorni fa, ho fatto la spesa, tutto ok. Fanno ok, oggi facciamo delivery alle 5 alle 7, no, dalle 7 alle 9 di stasera. Piccola parentesi, apro e chiudo. Io purtroppo non so fare due cose contemporaneamente, cioè o parlo o mi trovo, quindi vedrete dei pezzi di stacco in cui io non faccio niente, semplicemente perché sono un po' ritardata e non riesco a fare due cose nello stesso momento, soprattutto perché devo gesticolare, devo fare, devo dire, non lo so, se vi capita anche a voi, scrivetelo magari in un commento, perché veramente ricevo tantissime critiche per questa cosa, dai miei amici, da chi che sia. Ma lo so, cioè lo riconosco anch'io, davvero. Però purtroppo non ci posso fare niente. Comunque, chiusa parentesi. 7, 7 e un quarto, 7 e mezza, 8, 8 e mezza. Ma scusa, ma questi dove stanno? Ho perso la spesa, ok. Magari me la consegnano domani. Li chiamo la mattina dopo, scusate, bla bla bla. Siamo stati tipo 3-4 volte al telefono, 3 delle quali mi dissero che il pacco, la spesa era già stata consegnata. Io molto tranquillamente dissi sì, ok, sicuramente sarà già stata consegnata, ma a qualcun altro, non a me, perché io non ho ricevuto niente, cioè ripeto, io ero lì ieri sera, ma a me nessuno mi è recapitato niente, tantomeno nessuno mi ha chiamato e quindi più per quello io ero incazzata, diciamo, no? Se c'è qualche problema, cioè, no, per me devo saperlo, no? Volete farmi sapere? Mi mandate un messaggio, non lo so, un qualcosa, è ok. Anche perché poi la spesa era rimasta nel magazzino, dopo varie e varie cose, la spesa era rimasta in magazzino, quindi tutto il giorno a chiamare, bla bla bla, ok, vediamo, faccio, dico dove sta, dove non sta, quindi neanche quel giorno sono riuscita a ricevere il pacco. La mattina successiva chiamo di nuovo e dico: scusate, ma che si fa? Cioè, mi fate un rimborso o devo venire lì? Cioè, cosa devo fare? Non ho capito. No, guarda, abbiamo trovato il tuo pacco. Era nel nostro magazzino, ovviamente, non spedito, perché non è che un pacco, cioè, chi se lo prende? Comunque avete visto che non è malvagio, no? Ovvio, vabbè, non è come se fosse il pennello, però. Sto mettendo un po' di blush per la palettina di Zoeva, la Basic Moment. Di poi alla fine, ieri pomeriggio, mi avevano detto: sì, te lo ricapitiamo dalle 5 alle 7. Ma per me, ieri era indifferente perché comunque ero a casa, ero off. Okay. 5, 5 e un quarto, 5 e mezzo, bla bla bla. 7 meno, 8 meno un quarto. Sì, 7 meno un quarto e il pacco non ancora arrivava. Ho detto: Dio, adesso non cazzo. Ho provato a chiamare, ovviamente non c'era nessuno, quindi non mi ha risposto nessuno e ho detto vabbè, ok, domani basta, dato che oggi ero libera. Ieri avevo lavorato di mattina, dato che oggi ero libera, ho detto vabbè, prendo, vado e basta, perché cioè mi sono stufata, sinceramente. Mi metto un po' di burro cacao nel frattempo perché mi stanno solcando le labbra. Alle 7:20 iniziano a chiamarmi, cioè ho due chiamate senza risposta, ho detto chi è, boh. Richiamo, ciao, siamo da bla 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 bla. Ok, ciao, aspetta che arrivo giù. Quindi sono stata giù tipo mezz'ora e quello non trovava perché, dato che vi ho detto abito in un paesino piccolino, questo non trovava dove abitavo. Tra varie peripezie ci siamo ritrovati, ok. Però per dirvi, cioè, prossima volta, bellissimo negozio, manda un messaggio, fai un servizio clienti.
accettabili, no? Ste cose. Non so se è mai successo anche a voi. Io non so se, cioè, ieri ci ripensavo, ma non so se in Italia qualche negozio lo fa, perché io direi no, non lo fa nessuno, però magari sbaglio. Perché perlomeno nella mia città io non l'ho mai sentito. Però magari mi sbaglio, non lo so. Magari scrivetemi nei commenti se dove abitate voi in qualche negozio c'è questo servizio, perché veramente è molto utile, cioè io lo trovo davvero tanto utile, soprattutto per, vabbè, chi non guida magari, pure per le persone anziane, che vi posso dire, boh, non lo so, io lo trovo molto 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 utile. Allora, sto riscoprendo questa spugnetta, che sinceramente non gli avrei dato 2 soldi, perché ve l'ho fatta vedere, mi sa, in un video haul. Però sinceramente, cioè, se devo essere onesta, non la sto usando tantissimo, perché per il correttore, perché non mi ci trovo bene, cioè è molto dura, cioè vedete, anche se la schiaccio, ma è dura come spugnetta, quindi per il correttore non mi ci trovo bene, ma per questo genere di trucchi potrebbe quasi andare bene, cioè vedete, sembra un pennello. Non è male, considerando che non ho usato pennelli e nulla. Sapete la colla di Mimica? Quando facevamo i lavoretti quando eravamo piccoli, esatto, di quello. Il Vinavil. Non so voi, ma io quando ero piccola giocavo un sacco a... No, giocavo, compravo un sacco di giornalini di Art Attack. Giovanni Muciaccio, io lo amavo. Era bellissimo. Soprattutto quando lo faceva la domenica mattina. Bellissimo. Su Rai 2, mi sembra, Rai 3. Mi ricordo più. Beata infanzia. Mi metto il mio fido rossettino, classicissimo, il matte di Essence, come al solito, cioè questo lo uso sempre in tutti i miei video, forse. Spettinare un attimino i capelli. Comunque, questo è, io non so che video alla fine è venuto fuori, non so, mi andava di prepararmi un po' insieme a voi, mi andava di chiacchierare, visto che sono da sola e oggi sono libera, ho approfittato, e adesso dovrei andare a prendere l'autobus, che ore sono, se mi sbrigo sì, passa tra una mezz'ora. Per chi di voi è nuova, io vi ringrazio di esservi iscritte sul mio canale, e se invece stai guardando il video e non sei iscritto, non si fa, devi iscriverti assolutamente al canale. No, sto scherzando, siete liberi di fare quello che volete, però se vi iscrivete avete la possibilità, ecco, di non perdervi tutti gli aggiornamenti che metto, insomma, sul canale. E niente, io vi saluto, vi mando un bacio, e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!